dare un'opportunità ai giovani laureati valtellinesi di portare le loro tesi di laurea, di ricevere un premio anche economico, e spesso si sono anche negli altri anni si sono anche tramutate in vere opportunità di lavoro, e quindi questo rende questo momento particolarmente significativo. Questo è il valore del premio di laurea intitolato a Lisa Garbellini, consegnato ai giovani dottori della provincia a conclusione della quarta giornata di studi dedicati alla memoria della ricercatrice valtellinese prematuramente scomparsa. La mattinata di lavori, dal programmatico titolo Dal consumare al generale, che ha avuto luogo presso la sala consiliare di Palazzo Pretorio e ha visto l'intervento di autorità locali e nomi prestigiosi del mondo accademico, è culminata proprio con gli importanti riconoscimenti. 5 i lavori premiati, legati a doppio filo al territorio e all'ambito locale, per portare avanti la memoria e gli obiettivi di Lisa. Ad aggiudicarsi l'ambito titolo sono stati Marco Donati, con l'elaborato Attualità della terapia chirurgica nell'approccio alle forme di multidrug resistant tuberculosis, Alessandra Mazza, con il lavoro Le mosse virtuali per la valorizzazione della realtà territoriale, Alice Incondi, autrice di Citizen Participation and Tourism Development in Alpine Areas, Camilla Russo, con la pianificazione urbanistica e i piani dei parchi delle aree protette, e Silvia Moore, grazie allo studio Comune, Identità, Paesaggio. La mia tesi di laurea è stata svolta per intero presso l'ospedale Morelli di Sondalo, ed in particolare mi sono occupato dello studio delle nuove forme di tubercolosi multiresistente, e per cui ho preso in considerazione l'enorme bacino di utenti affetti da tubercolosi in quell'ospedale, cercando di valorizzare anche tutta la storia passata. Nella realizzazione della mia tesi ho creato una mostra virtuale intitolata Teglio Virtualis, allo scopo di valorizzare la realtà territoriale di Teglio, conservare il patrimonio storico e artistico della comunità e anche promuovere la realtà a livello turistico. Nella mia laurea io ho deciso di concentrarmi sulla media bassa valtellina, perché volevo analizzare lo sviluppo turistico in zone in cui questa attività non è ancora l'attività dominante. Per questo ho deciso appunto di analizzare questa zona, soprattutto perché ci sono legata comunque per questioni di provenienza, ma anche perché vedo nella bassa valtellina una grande opportunità di crescita a livello turistico. Il significato del lavoro di laurea è cresciuto man mano nel tempo. Ho iniziato partecipando a workshop a Tirano dell'UNESCO sui beni culturali materiali, e da lì ho iniziato prima di tutto a conoscere ancora meglio il territorio valtellinese e Tirano poi nello specifico, e andando avanti negli studi vedevo quanta cultura, quanta storia anche c'è dietro a Tirano.